Torna ad essere frequentato dalle famiglie il parco del Colle del Pionta ad Arezzo dopo il maxi blitz da parte delle forze dell'ordine che ha portato in carcere diversi spacciatori. Adesso c'è attesa per il loro processo, tra questi c'è anche un rapper. Si tratta di un nigeriano che in più di una performance sceglieva il parco cittadino come location, solo che oltre al rap, al Pionta faceva anche altro, ovvero spacciare. Secondo quanto riscontrato dagli inquirenti, spacciava eroina e cocaina per lo più. Finest Find of the Viper, questo è il nome d'arte usato dal nigeriano che è finito dietro le sbarre assieme agli altri arrestati del maxi blitz dello scorso 25 maggio. Per lui, come per tutti gli altri, il PM Iulia Maggiore chiede il processo con rito immediato, saltando l'udienza preliminare. Secondo il pubblico ministero, gli elementi di prova sarebbero così evidenti da consentire un procedimento lampo. C'è quindi attesa per capire, dopo l'arresto, come si evolverà dal punto di vista giudiziario questa maxi operazione che ha restituito il Parco del Pionta alla sua città.